L'Italia è un paese impegnato in una complessa opera di ridefinizione del proprio paradigma energetico. Che ruolo può giocare il combustibile da rifiuto in questo percorso? La sostituzione dei combustibili tradizionali con i combustibili da rifiuti ha tantissimi effetti positivi. È praticamente come se fosse un win-win-win. Vincono un po' tutti quanti. Vince una gestione dei rifiuti più oculata, quindi una sottrazione dei rifiuti che sono normalmente avviati allo smaltimento, una sostituzione energetica e quindi anche una riduzione dei combustibili soliti tradizionali, sono il carbon fossile piuttosto che il petcoke, e ovviamente anche un aiuto alle industrie, e nello specifico delle industrie del cemento, che utilizzando quindi un combustibile tradizionale a un costo sensibilmente minore, hanno anche quella capacità industriale di poter competere sul mercato del cemento. Una buona prassi che dovremmo tutti un po' seguire. Noi come associazione lo abbiamo perseguito, sono tanti anni che ne perseguiamo questo obiettivo e oggi siamo in grado di poter dire che abbiamo raggiunto quel livello qualitativo e quantitativo tale da poter quindi dire la nostra anche nel settore della sostituzione energetica di combustibili tradizionali. Negli ultimi due anni possiamo dire, prima il decreto semplificazione bis e ora il decreto aiuti quater hanno introdotto una modifica al quadro normativo per agevolare la sostituzione di combustibili solidi secondari ai combustibili fossili. Stanno funzionando queste misure? Il decreto semplificazione ha voluto dare un primo impulso, ma si lascia sempre comunque la facoltà all'autorità competente, no? Di qualificare comunque una variante sostanziale piuttosto che non sostanziale. Il decreto aiuti quater è ancora un secondo tentativo di semplificazione, ma in questo caso, seppur comunque con attività limitata temporalmente, è anche limitata la sostituzione dei combustibili solidi secondari con un combustibile invece non solido, e quindi un combustibile classico tipo il petcoke piuttosto che il carbone, ma con i combustibili gassosi. Questa sostituzione, seppur comunque normativamente dà un segnale, tecnicamente è anche molto difficile, perché è molto molto più semplice, ma lo sappiamo, che sostituire un combustibile solido secondario con un combustibile solido tradizionale è abbastanza facile, perché comunque hanno caratteristiche chimico-fisiche molto molto simili, no? La sostituzione di un combustibile gassoso con uno solido è un po' più complesso tecnicamente. Una fetta importante del CSS prodotto da aziende come quelle che rappresenta l'associazione va all'estero, va nei cementifici degli altri, dalla Germania alla Danimarca, all'Ungheria, fino a Cipro. Che cosa serve per trasformare questo combustibile in valore per le nostre imprese, trattenendolo sul territorio nazionale? Ma guardi, è tutto già organizzato dal punto di vista tecnico. Ritengo che la cosa più difficile è poter elevare un pochettino la cultura e la conoscenza di questo tipo di settore. Quindi ben vengano questo tipo di iniziative che la sua emittente sta promuovendo. Serve una cultura, serve una nuova cultura industriale nel settore del recupero dei rifiuti. La tecnologia è avanti, quindi dobbiamo soltanto cercare di raggiungere quel livello e quella conoscenza tecnologica, portando la cultura a essere equiparata con la conoscenza tecnologica.